Abbiamo proposto al dottor Asman questa iniziativa, direi unica in Italia, assolutamente innovativa, questa primavera. Abbiamo lavorato tantissimo, il dottor Asman ha accolto con favore la nostra iniziativa. Affideremo il servizio alle volontarie di Gatto Randagio, ci saranno 10 postazioni in cui i visitatori del Ducale potranno lasciare in consegna i loro cagnolini per un biglietto simbolico di 5 euro che noi devolviamo alle volontarie di Gatto Randagio. Il servizio sarà attivo dal 1° di ottobre, tutte le prime domeniche di ogni mese, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Noi abbiamo aderito a questa iniziativa perché crediamo nel progetto e pensiamo che appunto i cani possano accompagnare i proprietari in qualunque luogo in quanto componenti della famiglia. Perciò noi saremo di supporto in queste 10 postazioni che sono state create per tenere i cagnolini intanto che i proprietari fanno visita. E ovviamente siamo assicurati per questo servizio, quindi qualsiasi cosa dovesse succedere c'è l'assicurazione che copre, ovvio che noi prenderemo tutte le precauzioni perché non succeda nulla. Parte il 1° di ottobre. E ovviamente noi aspettiamo tante prenotazioni e tante persone. Dino è il cane prediletto da Ludovico Gonzaga, noi lo ritroviamo nella camera degli sposi, nell'immagine forse che noi ci ricordiamo di più, che è quella della consegna della lettera sotto la sedia del Marchese, quindi questo bracco stupendo. Quindi non so se avete visto anche il volantino, insomma la locandina, lo ritroviamo, come diceva la dottoressa Casarin, nel logo proprio di questa iniziativa. Molto spesso ci viene questa richiesta dove mettiamo i cani e spesso noi li teniamo anche fuori dal palazzo, però custodendoli, guardandoli, però sentivamo questa esigenza e ci piace pensare che siamo il primo museo ad avere questa iniziativa, per la quale ho pensato proprio il nome Rubino va al museo dal nostro cagnolone bracco raffigurato nella camera degli sposi.